La settimana della moda sposa milanese non può essere tale senza parlare naturalmente di Antonio Riva. Oggi abbiamo deciso di presentarvi la sua collezione 2020 in una maniera un po' più speciale e soprattutto con una persona che è perfetta per farlo. Si tratta dell'event wedding planner Anna Francisco, che è qui con me e che ringrazio innanzitutto. Grazie a voi. Allora Anna, cominciamo raccontando appunto questi nuovi abiti da sposa di Riva, di Antonio 2020, partendo forse da quelli che sono i suoi modelli iconici. Iconici. Sì, questi sono modelli nuovi, ma il cavallo di battaglia di Antonio. Molte mie spose vestono appunto Antonio Riva perché è un giusto connubio tra il moderno e la favola. Questo è un abito in organza, mentre questi sono in Mikado, e in particolare questo ha tutto il disegno dietro. Le architetture e geometrie a cui Antonio ci ha abituati in questi anni. Esattamente, con l'organza e il Mikado invece nella parte preponderante del vestito, e questi diciamo sono i modelli iconici che caratterizzano appunto lo stile Antonio Riva. Per esempio le tue spose li vogliono proprio anche in questo tono leggero del rosa? Preferiscono sì. Il bianco? Allora, il bianco ovviamente in Italia rimarrà un evergreen, però ci stiamo evolvendo, e il rosa, poi comunque è un rosa molto tenue e piace. A proposito di bianco, però si tratta di modelli diversi, nuovi direi, no? Sì. Allora ci sono questi, ci racconti anche... Allora, questo è un tulle con un pois cristallizzato. Il particolare elemento qui è la cintura personalizzata Antonio Riva, disponibile in 6 colori. E questo è un modello, diciamo, corto, per un cambio abito, per il momento della torta, semplicemente per una sposa a seconde nozze che comunque non vuol rinunciare al bianco. Mentre si cambia ancora. Esatto, questo è un pois su un tulle plissettato, mentre qui è un tulle liscio, e questo è sicuramente un modello per una sposa molto grintosa che non vuol passare assolutamente inosservata. A proposito appunto di spose, tu sei la persona perfetta per dircelo, le spose che vestono Antonio Riva che personalità hanno? Hanno una personalità sia romantica ma anche forte, perché bisogna essere in grado di saper portare un abito che comunque è importante senza soccombere, quindi sono spose strong. Allora ci spostiamo da un'altra parte dell'esposizione così continuiamo a parlarne. Anna, cambiamo completamente stile di fronte a questo abito, di che cosa si tratta? Allora, questo è un abito in pizzo francese rebrodato con un movimento dietro veramente eccezionale, una doppia organza e questo bel fiocco, elemento comunque che contraddistingue gli abiti Antonio Riva. Sicuramente è per una donna che cerca di mettere molto più in mostra la propria silhouette senza rinunciare a un lato romantico, che è quello che dà il pizzo, come in questi abiti che vediamo a seguire, dove l'elemento appunto del pizzo non manca, sempre abbinato al Mikado, che è uno dei tessuti preferiti di Antonio Riva. Tu per che tipo di cerimonia lo immagineresti? Ma io lo immagino sia per una cerimonia molto formale, anche per una cerimonia molto pomposa. Tutto dipende anche poi da come è giocato con gli accessori, dei fiori, dal bouquet. Sono tutti abiti di grandissima eleganza, quindi li vedo ovviamente in contesti importanti, questo sì, ma molto adattabili a varie situazioni. Allora Anna, chiuderemo adesso questo nostro piccolo speciale insieme alle modelle, quindi... Io con loro non mi ci metto, fai pure con loro. Noi lo facciamo insieme. Ah, ecco. Allora, prima di salutare chi ci sta guardando, gli abiti di Antonio Riva indossati dalle sue modelle. Che è quanto dire? Ci racconti anche questi ultimi 3 pezzi? Guarda, questi sono 3 pezzi stupendi. I primi 2 in Mikado, il terzo in organza, particolare delle tasche. Così la sposa può anche tenere il suo cellulare dietro, e dell'elemento della personalizzazione del marchio nella cintura, disponibile in 6 colori diversi, e dietro questo fiocco stupendo. Qui c'è molta leggerezza, morbidezza proprio. Esatto, sì, proprio un abito principesco. Invece il su secondo, questo... una linea molto più scivolata, e dietro però la coda, volendo, si può anche staccare per la parte dei balli in modo tale che la sposa già affaticata della giornata si senta più leggera di godersi la festa e ballare. Mentre come ultimo
abbiamo questa gonna stupenda con questo motivo che riprende quasi un fiore, con questo bustino stretto e queste rouge che valorizzano particolarmente anche un busto con un seno non troppo prosperoso, in organza, tutto in organza, e con questo motivo dietro, la calla, esatto, meno diciamo impattante degli altri, ma che dà all'abito un tocco di ricercatezza e di raffinatezza estrema. Allora, a questo punto grazie. Grazie a voi. Grazie mille per averci raccontato questa collezione che è davvero molto molto bella. Grazie a tutti voi e Antonio Riva. Naturalmente.